paragrafo della scrittura, Apocalisse capitolo 22 dal verso 17. Leggiamo: Dio sia lodato. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Io lo dichiaro a ognuno che ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie qualcosa delle parole del libro di questa profezia, il Dio gli darà la sua parte dall'albero della vita e della città santa, delle cose scritte in questo libro. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo tosto, amen. Vieni, Signor Gesù. La grazia del Signor Gesù sia con tutti. Amen. Ringraziamo il Dio per le sacre scritture. Il Signore ha guidato tante persone, le ha ispirate attraverso lo Spirito Santo e hanno scritto. E quello che è stato scritto è la parola di Dio per l'umanità. Beati tutti coloro che la accolgono, la ricevono, ne fanno tesoro, meditano su di essa, credono e si sforzano di praticarla. È uno sforzo. Quando dissero a Gesù: ma davanti a questo insegnamento chi può essere salvato? Il Signore disse: sforzatevi, cioè ci vuole un impegno. Ci sono delle cose facili e ci sono altre cose difficili, e noi per le cose facili ci applichiamo, ci dobbiamo applicare pure per le cose difficili. Amen. Perché il Signore stesso che opera nella nostra vita e ci dà la forza per attuare sia le cose che sono facili, che appaiono facili. Sapete perché appaiono facili? Perché conciliano con il nostro pensiero, conciliano con la nostra volontà e ci risultano facili. Tutto quello che non concilia con la nostra volontà, con la nostra idea, con il nostro istinto, con le nostre iniziative, allora ci sembrano difficili. Ma sapete perché sembrano difficili? Perché ancora non si è morti a se stessi. Ma se noi siamo morti davvero in Cristo e ci identifichiamo in Cristo, allora realizziamo quello che dice Giovanni nella sua prima lettera, che i comandamenti di Dio non sono gravosi, perché si attuano, si mettono in pratica in forza dell'amore verso il Signore. Fratelli, le ultime parole del canone delle sacre scritture, qual è la raccomandazione? Di attenersi fermamente a ciò che è scritto. Amen. Dobbiamo meditare sulla parola, perché la nostra mente non sempre mantiene i ricordi e qualche volta qualcosa passa nel dimenticatoio, qualcosa di importante, qualcosa di utile, qualcosa di essenziale che ci torna a beneficio. Allora leggendo e rileggendo, leggendo e ritornando nuovamente sulle sacre scritture, meditando con preghiera e meditazione, il Signore tiene testa la nostra attenzione, la nostra mente, il nostro ricordo. Una volta che la mente ha vivo il ricordo,
ricordo, poi c'è la responsabilità di praticare. Perché una cosa che si conosce, una cosa che si ricorda, una cosa di cui si ha contezza, consapevolezza, poi bisogna mettere in pratica. Perché non possiamo solo ascoltare, sapere e non fare. Una fede senza le opere è come un corpo senza lo spirito, è morta. E una fede morta non produce nulla, ma una fede viva smuove le montagne. Una fede viva fa superare ogni cosa. E la scrittura ci dice che è il giusto, colui che viene giustificato in Cristo, che viene riconciliato col Padre, colui che ha l'abito della giustizia non propria, ma per i meriti di Cristo, allora viene aiutato, viene sostenuto, viene portato avanti giorno dopo giorno, perché colui che ha iniziato in noi un'opera non la lascerà incompleta. E tutti quanti ringraziamo il Signore, come abbiamo sentito anche dalle espressioni, se non fosse per Dio, se non fosse stato per la fedeltà di Dio, non ce l'avremmo fatta nessuno. Chi cammina con il Signore da tanti anni, chi da poco tempo, comunque senza l'aiuto del Signore non si riesce a vivere neanche un istante. Senza di Lui non si può fare niente. Gesù, dopo aver compiuto ogni cosa, dopo aver dato se stesso in sacrificio per la colpa, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risorto, per 40 giorni consolidò quest'opera da lui fondata, i primi credenti, i primi discepoli, e poi fu assunto in cielo e raccomandò loro di aspettare la promessa dall'alto, cioè il dono prezioso dello Spirito Santo secondo la profezia di Gioele. E poi la visione degli angeli lì sul monte degli Ulivi presso Betania fu questa: uomini galilei, che state a guardare? Questo Gesù che è stato tolto da voi ritornerà nella medesima maniera che l'avete vista andare. Perché quando Gesù li portò sul monte degli Ulivi e diede le ultime raccomandazioni, poi disparve perché fu accolto in una nuvola, e loro erano rimasti sbalorditi, perché prima erano stati con lui 3 anni, poi l'avevano visto crocifiggere e avevano perso le speranze, poi l'hanno visto risuscitato apparire, non sempre con loro, ma appariva e poi spariva e poi ricompariva, e per loro era comunque un conforto. Ma ora era arrivato il momento che non l'avrebbero rivisto più, perché Gesù saliva al cielo per sedersi alla destra del Padre. Ma in queste parole che noi abbiamo letto a conclusione delle Sacre Scritture ci viene ribadito, ci viene ricordato, ci viene rinnovata la promessa che Gesù ritornerà. Gesù dovrà ritornare. Noi siamo con Lui, Lui è con noi, ma in spirito, mentre Egli siede con il corpo glorificato della risurrezione alla destra del Padre. Ebbene, con quel corpo glorificato, Gesù, nella gloria dei santi angeli, apparirà sulle nuvole del cielo. Ma sono passati 2000 anni, sapete chi dice questo? Lo schernitore. E non è un solo schernitore, gli schernitori sono tanti e si moltiplicano, proliferano, gli schernitori aumentano giorno dopo giorno e si fanno tanta propaganda, tanta pubblicità, e oggi più che mai nessuno crede che Gesù dovrà ritornare. E molti, quando la Chiesa pronuncia questa parola, quando la Chiesa annuncia questa verità, molti non credono più. Ma sapete che qualche volta pure membri che frequentano
frequentano le chiese, pure persone che hanno una certa dimestichezza con la parola di Dio, non dico che non credano, però credono in una maniera superficiale, in una maniera trascurata, come se non lo dovessero aspettare. Fratelli e sorelle, la moglie che sa che il marito è al lavoro e lei è dedita alle faccende domestiche, la maggior parte delle donne fanno le casalinghe, sono date ai lavori domestici, e passa la giornata, preparano da mangiare e fanno tutte le attività della giornata, sanno che a un certo orario ritornerà il marito. Amen. Amen. E lo aspettano e si vogliono far trovare pronte, accoglienti, si vogliono far trovare in una condizione che il marito si possa rallegrare di avere una moglie. Amen, amen. Grazie. Non sia diversamente, non sia il contrario. Il marito si deve rallegrare di avere una moglie e quando deve tornare a casa deve essere contento di tornare a casa, di essere accolto con affetto, con gioia e di essere confortato per il lavoro che ha sostenuto, soprattutto una volta quando i lavori davvero erano pesanti, perché erano lavori ai campi, erano lavori dietro gli animali, erano lavori davvero usuranti, e quando il marito pieno di sudore e della sporcizia accumulata sul campo di lavoro tornava a casa, trovava accoglienza, era una bella cosa. Amen. Fratelli, la Chiesa è la sposa di Cristo. Amen. E deve aspettare il ritorno di questo marito. Amen. Amen. Tutti assieme siamo la sposa di Cristo e lui è andato a fare un lavoro. Io vado a prepararvi un luogo, quando tutto sarà pronto io tornerò e vi accoglierò presso di me. E noi ci siamo dimenticati di avere uno sposo celeste che sta lavorando per questa famiglia? Lo abbiamo trascurato, siamo stati superficiali, abbiamo pensato a noi stessi o ci stiamo preparando ad accogliere lo sposo nell'ora stabilita dal Padre, quando il figlio ritornerà e la Chiesa lo accoglierà. Voi sapete, fratelli, che nelle parabole ci sono degli esempi negativi, dove dei servitori non aspettavano il padrone e siccome non l'aspettavano si erano impadroniti loro di quello che dovevano fare e dei servi che avevano le dipendenze e quindi la facevano da padroni, ma i padroni non erano loro, il padrone è venuto all'improvviso. E così, fratelli e sorelle, ricordiamoci che noi non serviamo noi stessi, ma serviamo il Signore. Noi non viviamo per noi stessi, ma viviamo per il Signore. E noi ci dobbiamo preparare al suo ritorno. Sapete, quando noi celebriamo la cena del Signore, ci è stato dato quell'ammaestramento che noi facciamo così, annunciando la morte del Signore finché Egli venga, finché Egli ritorni. Noi siamo in attesa che Gesù ritorni. Una cosa che si aspetta si pensa, una cosa che si aspetta chiama ai preparativi. Se uno deve partecipare a un evento importante e all'invito, si prepara, non ci pensa all'ultimo momento, ma si prepara.
Volendo fare anche il paragone di un matrimonio, il giorno delle nozze viene preparato con entusiasmo, con emozione, con una certa ansia positiva, almeno quella deve essere buona, quella positiva che si aspetta la realizzazione di quel momento. Avete visto mai due sposi indifferenti? Due sposi che sono non curanti di ciò a cui vanno incontro? Gloria al Signore. Bene, tutti questi esempi, tutti questi paragoni devono risvegliare il nostro desiderio. Devono risvegliare il ricordo di quella promessa beata che Gesù dovrà ritornare. Gli scrittori dicono che le cose vanno avanti sempre alla stessa maniera. La parola di Dio afferma che Dio è eterno e che presso di Lui un giorno è come mille anni. Mille anni agli occhi suoi sono come il giorno di ieri che è passato. Questo dice la parola, questo dice lo Spirito Santo, questo sostiene la Chiesa, questo anima i nostri cuori e noi fratelli giorno dopo giorno aspettiamo il ritorno di Gesù. Amen. Verrà la mattina, verrà a mezzogiorno, verrà a tramontare del sole, non lo sappiamo. Sappiamo che per gli uni può essere mattina, per gli altri dall'altro lato del globo sarà notte, ma ognuno dove si trova dovrà essere pronto perché ci sarà il rapimento. Il rapimento. Sapete come avverrà il rapimento? Non ci sarà preavviso. Perché l'avviso ce l'abbiamo già. Perché l'avvertimento ce l'abbiamo già. E dobbiamo prepararci con l'avvertimento delle Sacre Scritture. Non ci arriverà un telegramma domani alle 17. Dopodomani alle 10 del mattino, no, nessuno se lo può aspettare, nessuno deve credere in questo, ma ognuno si deve preparare ogni giorno. Amen. Perché? Perché la debolezza dell'uomo, fratelli, non è poca, è grande. E se uno sapesse il momento, la debolezza lo porterebbe a rimandare le cose al dopo per arrivare a un momento prima. Ma il Signore non dice il giorno e l'ora, dice soltanto che Egli ritornerà. Amen. E tu, ed io, e tutti quanti ci dobbiamo preparare. Amen. Non dobbiamo aspettare. Dice, ma io sono giovane e può darsi che il Signore verrà quando sono vecchio. Chi l'ha detto? E un altro dice, io sono arrivato a questa età e ancora tutta la vita. Questo potremmo dirlo pure diversi di noi, fratelli, che abbiamo iniziato questo cammino quando eravamo ragazzini. E quando eravamo ragazzini e frequentavamo la chiesa e facevamo i culti, queste erano le predicazioni che arrivavano. Io avevo 14 anni e sentivo predicare, Gesù ritorna! E io dicevo, potrà tornare oggi, potrà tornare domani. Sono passati 50 anni, ancora Gesù non è ritornato. Ma io lo sto aspettando, perché quello che non è successo in tanto tempo può succedere all'improvviso. Poi c'è un ritorno per tutti, è quello che la Chiesa aspetta, ma c'è anche una chiamata personale. C'è una chiamata individuale. Anche quella è improvvisa. Abbiamo sentito proprio nelle scorse ore di una dipartita improvvisa, inaspettata. Nessuno faceva presagire quell'epilogo e nessuno l'avrebbe mai detto, però è accaduto per strada, mentre si faceva un viaggio all'improvviso. Gloria al nome del Signore. Fratelli e sorelle, teniamoci. Ve lo dico con tutto il cuore, lo dico a me stesso e lo dico a voi, teniamoci pronti. Stiamo aspettando Gesù? Amen. E dove ci deve portare Gesù?
In cielo. Noi qui siamo forestieri, siamo stranieri, siamo pellegrini. La nostra patria è in cielo. Gesù ci vuole portare in cielo per tutta l'eternità. E verrà Lui stesso a prenderci. Grazie Gesù. La Chiesa deve glorificare il Signore, deve gioire. La Chiesa deve gioire. Fratelli, se non gioiamo per queste cose, di che cosa vogliamo gioire? Delle cose vivere? Delle cose passeggere? Delle cose che tramontano? Delle cose che si sfardano? Delle cose che si distruggono? Delle cose che scemano, che spariscano? Vogliamo gioire delle sante, preziose e divine promesse del Signore. Grazie Gesù. Ma come dobbiamo aspettare? Come dobbiamo prepararci? Ecco una raccomandazione. State attenti a non adulterare la parola di Dio. State attenti a non falsificarla. State attenti a non modificarla. State attenti a non far dire alla parola quello che piace a voi. Perché se qualcuno vi aggiungerà qualche cosa alla parola rivelata, Dio ai suoi mali aggiungerà tutti i mali descritti in questo libro come punizione per i disubbidienti. Operato Signore. E se qualcuno vi toglie qualche cosa, il Dio lo priverà della sua parte, dell'albero della vita e della città santa. Sarà privato. Dice, ma io ho creduto, ma io sono salvato, ma io sono un credente. Sei un credente, Dio ti benedica. Sei salvato, Dio ti benedica. Ma devi restare credente e devi restare salvato e devi perseverare fino alla fine. Perché chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E la parola sempre in Apocalisse dice, sì, fedele sia la morte e io ti darò la corona della vita. Amen. Ma se uno non persevera, se uno dice questa parola mi chiama a questo, mi chiama a quest'altro, mi chiama a fare in una certa maniera, e io la tolgo, ci passo oltre. Ebbene, quello che tu avevi, lo perdi, vieni privato di una parte dell'eredità, la tua parte, non una piccola parte di avrai di meno, c'è la tua parte. E che dice la scrittura? Il mio cuore e la mia carne possono venire meno, ma il Signore è la mia parte, il Signore è la mia parte in eterno. E la nostra parte non può esserci tolta, assolutamente, non deve accadere in nessun modo, perché è una promessa a condizione che noi manteniamo sino alla fine quella fedeltà che abbiamo promesso al Signore nelle acque del Santo Battesimo. Amen. L'ultima frase della Bibbia, la grazia del Signore Gesù sia con tutti voi, la grazia. Amen. La grazia, fratelli, è importante. Un'opera iniziata per mezzo della grazia viene portata avanti in forza della grazia e sarà conclusa mediante la grazia. Non ci sono meriti, non ci sono opere particolari che possono procurarci la salvezza. Semmai le opere ci possono procurare un premio, perché il premio non sarà per tutti uguale, ma la salvezza l'abbiamo ricevuta per grazia, la manteniamo per grazia e la otterremo per la grazia di Dio. Amen. E la grazia deve essere apprezzata, deve essere accettata, riconosciuta. E per la grazia noi dobbiamo ringraziare. Amen. Grazie. Fratelli, per la grazia noi dobbiamo ringraziare. Grazie, Signore. Perché ti è stato fatto grazia e devi ringraziare. Grazie, Gesù. Non lo meritavi, non eravamo degni, ma siamo stati graziati e lo dobbiamo ringraziare. Grazie. Il
deve essere una parola di circostanza, il ringraziamento non deve essere qualcosa di opportunità, il ringraziamento non deve essere una cosa di comodo, ma deve essere un'espressione sincera e sentita. Io ringrazio Dio pienamente, consapevolmente, perché la sua grazia ha prodotto in me la salvezza. E quando un cuore grato, quando un cuore riconoscente, quando un cuore sente attaccamento per il Signore, allora troverà la benedizione di seguirlo ovunque egli ci chiama, perché egli è il nostro pastore e noi dobbiamo seguire lui e non possiamo autogestirci. Amen. Nessuno si può autogestire. Grazie. Avete visto un gregge che la mattina lascia l'ovile e dice andiamo al pascolo senza pastore? Gloria a Dio. Non sia mai, un gregge rimane al sicuro nell'ovile e quando esce dall'ovile il pastore va avanti e le pecore lo devono seguire. E così siamo noi, fratelli, dobbiamo stare con Gesù, rimanere con lui, seguire lui, perché solo così saremo al sicuro. Io vengo presto, ha detto il Signore. Amen. Ma questo presto in termini temporali, quanto è? Quanto sarà? Ricordo a me e a voi che l'Apostolo Giovanni dice nella sua lettera, ha scritto 2000 anni fa, figlioletti, è l'ultima ora. Amen. È l'ultima ora. 2000 anni fa, l'ultima ora. Gloria al Signore. Miei cari fratelli, valutiamo le cose secondo il principio divino e non secondo la mentalità umana. Valutiamo le cose alla luce della parola e non secondo l'opinione pubblica. Valutiamo le cose secondo la guida dello Spirito Santo e non secondo il proprio intelletto. Chi cammina nei propri pensieri si smarisce, ma chi segue l'ispirazione dello Spirito Santo arriverà a destinazione in maniera felice, perché lo Spirito Santo ci è stato dato per questo. Amen. Grazie Gesù. Lo Spirito Santo ci è stato dato per questo, per essere la nostra guida. Amen. Io me ne vado al Padre, ha detto Gesù, e vi è utile che io me ne vada. Verrà un altro consolatore perché stia con voi. Amen. Dentro di voi. Egli vi guiderà in ogni verità. Prenderà del mio e ve la consiglierà. Amen. E allora cosa leggiamo stamattina? Cosa abbiamo letto? E cosa mettiamo in evidenza? Che lo Spirito e la sposa dicono vieni. Lo Spirito Santo sa bene che Gesù dovrà ritornare. Amen. Lo Spirito Santo guida la Chiesa nella paziente attesa del ritorno di Gesù. Amen. E aiuta la Chiesa, perché questo sta a significare che lo Spirito e la Sposa dicono vieni, sta a significare che lo Spirito Santo aiuta la Chiesa a pregare e a intercedere e a desiderare e a bramare che Gesù ritorni. Amen. Fratelli, oggi si vive una vita frenetica, si vive una vita assai movimentata, si vive una vita piena di impegni, di occupazioni, di preoccupazioni, ma le cose più disparate impegnano il nostro tempo e la nostra mente spesso trapela anche dal nostro cuore un contagio negativo, un'influenza negativa. Non dovrebbe essere così, perché il cuore dovrebbe appartenere tutto al Signore, però ci sono delle infiltrazioni negative. Stiamo attenti, lo Spirito Santo ci aiuta ad attendere il ritorno di Gesù. Amen. E lo Spirito Santo invoca con la Chiesa il ritorno del Signore, perché quando Gesù ritornerà la Chiesa sarà rapita, lo Spirito
Spirito Santo avrà compiuto il suo ufficio. Amen. Quello per cui è stato dato. Alleluia. Lo Spirito Santo è stato dato come guida della Chiesa e anche come forza della Chiesa, come potenza del popolo di Dio, perché i doni non vengono per il medesimo spirito. Amen. E i doni del Signore non sono per il perfezionamento del corpo di Cristo. Amen. Quindi vedete, lo Spirito Santo ha questo compito, che dà dei doni come è stato stabilito dal cielo, e la Chiesa unita cammina nell'unione, nel pari sentimento, ma sempre in prospettiva che Gesù ritornerà. Amen. Tutti quelli che non aspettano il ritorno di Gesù hanno solo un'infarinatura religiosa, hanno solo tanta confusione nella propria mente, ma chi veramente ha creduto e vive nel Signore, è il Signore stesso che produce questo ricordo in maniera vivida nei nostri cuori, che Lui ritornerà e ci dice di aspettarlo, di aspettarlo con desiderio, di aspettarlo con preparazione, di aspettarlo con la gioia, perché quel giorno